alcuni seggi che vengono determinati col maggioritario, tutti gli altri vengono determinati col proporzionale, ma non c'è premio di maggioranza. Questo sta a indicare una cosa importante, che il popolo della famiglia nasce per poter incidere fortemente nella politica dei prossimi anni. Il popolo della famiglia si ritrova una legge proporzionale che permetterà, se supera lo sbarramento del 3%, di interloquire con la forza di maggioranza a cui sarà dato l'incarico di formare il governo e porre le sue condizioni. Le condizioni non potranno non essere accolte, diciamo, da un eventuale governo di centrodestra, perché un governo di centrosinistra è la causa che ci ha fatto andare in campo difficile. A parte che sono trasformisti politici, quindi cambiano idea un giorno per l'altro, chi lo sa, magari diventano tutti pro family una volta eventualmente vinta le elezioni. Quindi di per sé non c'è una chiusura tecnica, al limite una chiusura in termini di capacità di colloquio, di poter interagire. Comunque sia, qualunque sia l'incaricato a fare il prossimo governo, se noi vinciamo la nostra battaglia, che vuol dire superare il 3%, e mandare una piccola pattuglia di parlamentari, allora il prossimo governo dovrà vedersela anche con noi. Quindi noi ci giochiamo il tutto per tutto, ci giochiamo il lavoro di un anno e mezzo, non vogliamo e non abbiamo chiesto posti, non vogliamo e non fare accordi preelettorali, non ci interessano, perché nel momento in cui noi non raggiungiamo il 3% sarà tutto finito da quel punto di vista. Perché pensiamo di raggiungere il 3%? Forse perché siamo così dei sognatori, o magari così ci viene in mente, ma forse anche, ma sentiamo che c'è la necessità del popolo, della famiglia, perché le forze politiche hanno venduto, svenduto tutti i valori che caratterizzano la società italiana. Noi ci proviamo. Dovessimo trovare 4 elettori su 100 che hanno ancora la ragione in testa e l'amore nel cuore, bene, quelli ci voteranno. Non riusciranno a mettere il segno su nessun altro simbolo, perché ne sono schifati, completamente schifati, o delusi o schifati. E allora potranno solo o non andare a votare, e questa oggi pesa il 18% dell'elettorato, lasciando perdere quel 20% che tanto non ci va mai e quindi non è interessato. C'è un altro 18%, quello è il nostro elettorato. Chi lo convince, un elettore del 5 Stelle, a votare il popolo della famiglia? Mi chiedo se sappia perché vota 5 Stelle, ma se vota PD, vota esattamente i motivi che ci hanno fatto scendere in campo. Quindi non voterà noi. E se è un elettore del centrodestra, dice, e se poi non ce la fate, è un voto buttato via. E allora non lo so. Qualcuno viene messo in crisi, perché non è che c'è tabula rasa da tutte le parti. Però sono quel 18% di elettori che non andrà a votare perché non è in grado di mettere la X da nessuna parte, quelli li porteremo a votare noi. Pochi,
se non raggiungeremo il 3%, tantissimi, perché si parla di 1 milione di italiani che dovranno mettere la X sul nostro simbolo. A quel punto cambieremo il paradigma della politica italiana. Questa è la nostra missione. Naturalmente io lo sto dicendo soprattutto per i signori giornalisti che gentilmente sono intervenuti, affinché possano esattamente tradurre quella che è la nostra missione. Non abbiamo la superbia di pensare che ce l'abbiamo già fatta, anche se abbiamo la certezza di aver intercettato un popolo. Il conto sarà presto fatto nelle schede elettorali. Quindi non abbiamo la necessità di dover millantare, andare in piazza e dire eravamo 5.000 invece eravamo 500, tanto i voti si contano, e quindi non abbiamo neanche quel giochino da fare. È arrivato il segretario nazionale Gianfranco Amato. A cui adesso, appena si libera dai cappotto, lascio la parola. E nel frattempo do il benvenuto a tutte le persone che fanno parte del popolo della famiglia nell'ambito del Piemonte. Facciamo una bella cosa, un applauso e alzate la mano quelli che sono candidati nel Piemonte. Io molti non li conosco, molti sì. Bravi, coraggiosi, avete messo in gioco la vostra faccia, avete messo in gioco le vostre forze, per cui meritate e ben meritato l'applauso che avete ricevuto. Se poi raggiungiamo il 1 milione di voti, questo applauso possiamo far durare anche molto di più, ma sarà il giorno 5 marzo. Bene, cedo la parola a Gianfranco Amato. Cosa devo dirvi? Io posso soltanto ricordare come è nata questa esperienza, che davvero sta diventando un'avventura affascinante e certamente miracolosa. Il 30 gennaio del 2016, a Circo Massimo, molti di voi c'erano, è andata in scena quella che è stata definita la più grande mobilitazione di popolo in Italia dal dopoguerra ad oggi. Tutti sappiamo che quella manifestazione nasceva dal desiderio di fermare la legge Cirinale, la legge su quelle cosiddette unioni civili anche tra persone dello stesso sesso. Noi eravamo convinti che quella grande manifestazione di popolo avrebbe sortito qualche effetto e, come sappiamo, purtroppo la storia ci ha dato torto e quella legge è stata approvata. Lì capimmo in quel momento che non aveva più senso. La mobilitazione e anche il motivo per cui era nato il Comitato Difendiamo i Nostri Figli era venuto qua. E allora si aprì un'alternativa davanti a noi. Dovevamo decidere se continuare ad andare in piazza inutilmente oppure decidere un impegno politico. Quello che fece scattare in noi poi la decisione finale fu un
ormai celebre commento di Renzi, quando gli riferirono che in piazza c'erano quasi 1 milione di persone, lui rispose tranquillamente 1 milione, anche 2, 3, 4 milioni. Ma in Parlamento contano i numeri, io ho i numeri, io vado avanti. Lì si capì che il problema era molto semplice. Tornare in piazza a urlare senza se, senza ma, oppure andare a cambiare i numeri in Parlamento. Allora ci troviamo di fronte a questa alternativa, diciamo, come muori, eutanasia, chi sei, maschio, femmina, gender, cos'è la famiglia, eccetera. Questo radicamento c'è stato e ora ci troviamo qui, nel momento più importante, perché è il motivo per cui è nato il popolo e la famiglia. Ora, la domanda che viene posta normalmente è: ma perché creare un nuovo movimento, un nuovo partito che si intesta battaglie che anche altri partiti nel centrodestra hanno? Beh, intanto permettetemi una piccola precisazione. Quando noi facemmo l'esordio nel giugno del 2016, parlavo di famiglia, no? Perché appunto ponemmo al centro il dibattito politico della famiglia. Beh, allora fummo guardati un po' come marziani. Ci dicevano: sì, va bene, la famiglia, ma non è un tema da dibattito politico. Cioè, alla gente interessa il lavoro, la crisi, la sanità, l'immigrazione, il fisco, cioè, siete fuori tema. E ci guardiamo, noi ha voglia di spiegare che, citando San Giovanni Paolo II, la famiglia è il prisma con cui si devono guardare tutti i problemi sociali. Cioè, quest'anno ho appreso con molto interesse, vedetelo, che tutti, ma davvero tutti, parlano di famiglia. Anzi, Luigi Di Maio, addirittura su Avvenire, ha spiegato che la famiglia è il filo rosso che congiunge tutti i problemi. L'economia, tutto passa dalla famiglia. Mancava solo che citasse il prisma e poi potesse essere un discorso perfettamente al popolo della famiglia. La sottosegretaria Boschi, che ha detto che la famiglia sarà il tema centrale della campagna elettorale, del programma elettorale, e il primo anno di governo sarà tutto dedicato a un grande piano per la famiglia. Peccato che è 5 anni che governano, anche Salvini ha portato al centro della famiglia, perché allora noi dobbiamo votare il popolo della famiglia? Che senso ha? Ci sono due risposte e due ragioni. Una sul piano etico e una sul piano pratico. Spiego subito. Quel popolo al Family Day e il popolo che il movimento intende rappresentare è un popolo
precettati l'eutanasia. Che cosa è avvenuto al centrodestra? Beh, Forza Italia, che aveva 50 deputati, di questi 50 deputati 33 se ne sono stati a casa. I 17 che si sono presentati hanno votato così. 3 a favore dell'eutanasia, 12 contro e 2 astenuti. Sono riusciti a fare tutto, astenersi, votare a favore e contro. Fratelli d'Italia, che secondo alcuni nostri amici dovrebbe essere il movimento, il partito, la forza politica un po' più vicina ai nostri temi, che aveva un gruppo composto da 11 deputati, 6 sono stati a casa. I 5 che si sono presentati hanno votato così, 1 a favore dell'eutanasia e 4 contro. Non vi dico sul divorzio breve, la stessa cosa, anzi è stato peggio, perché lì Forza Italia ha votato in massa per il divorzio breve. E guardate, il divorzio breve è stata davvero l'ultima picconata alla famiglia. Guardate i dati Istat, dopo l'approvazione del divorzio breve, il divorzio è aumentato del 57%, ma il dato più drammatico è che il 20%, cioè una coppia su 5, è over 65 anni. Hanno distrutto la serenità delle coppie, dei nonni. E sì, è molto semplice, litighi, vai in comune con una marca d'abono di 16 euro, hai sciolto il vincolo. È la società liquida di Sigmund Baum. Beh, allora, tornando a noi, esiste un popolo e noi, il nostro progetto è quello di dare una rappresentanza politica a un popolo che su questi principi, vita, famiglia, educazione, volete la certezza di essere rappresentato. Perché se voi oggi votate Forza Italia o Fratelli Italia o Lega Nord, è una lotteria. Non sapete, dipende da chi va. Non avrete mai la certezza che su quei temi almeno ci sarà una linea chiara ed evidente. Infatti io faccio sempre l'esempio, cioè, ma che differenza? No, se il popolo della famiglia fosse stato al posto del gruppo di Fratelli d'Italia, tanto per essere un esempio, 11 deputati, ci sarebbero stati 11 deputati presenti che avrebbero votato compattamente contro il governo. Semplice. Non 6 a casa e 5 di cui uno vota a favore e 4 contro. Vi ho fatto soltanto un esempio per dire dal punto di vista etico. Dal punto di vista pratico la questione è ancora più semplice. Prendiamo ad esempio il quoziente familiare, sapete tutti cos'è, no? È un sistema fiscale per cui l'imposizione avviene in base al numero dei componenti del nucleo familiare, cioè in pratica non è equo che un padre di 5 figli a parità di reddito paghi le stesse tasse di un singolo, no? Sembra una misura. Tra l'altro pensate che in Francia è dagli anni 50 che funziona questo meccanismo. Beh, in Italia non si è mai riusciti a farlo decollare perché c'è proprio una politica antifamilista che risale dal dopoguerra. E nel 2008, io me lo ricordo bene perché l'ho anche votato, le elezioni del 2008 che portarono Berlusconi al governo con una maggioranza più che solida, lui aveva un programma, Forza Italia aveva un programma, si intitolava 7 missioni per l'Italia. La seconda missione era proprio la famiglia. E nel programma che io adesso faccio vedere, nelle slide, non lo presento, è proprio la famiglia, nella seconda missione era espressamente previsto il quoziente familiare. Infatti tutti pensavamo, oh, finalmente per la prima volta in Italia riusciamo a farlo. Come noto, questa cosa non partì e il forum delle famiglie
delle associazioni familiari, lanciò una petizione, qualcuno di voi forse si ricorderà, l'ho firmata pure, una petizione che raggiunse 1.071.348 firme. Mi ricordo che arrivarono al Quirinale quei pullman, tanti scatoloni, furono depositati proprio davanti al Quirinale, ci sono le foto, e tutti immaginavamo che di fronte a 1 milione di firme qualcosa si sarebbe mosso. Invece niente. Quelle firme vennero prese e buttate nell'inceneritore dell'indifferenza. Io allora conoscevo uno dei tanti collaboratori del ministro Tremonti, che poi era lui il tagliatore, e chiesi spiegazione di questa incredibile indifferenza, ma com'è possibile non tener conto di 1 milione di figli italiani? E lui mi diede la risposta che è illuminante ed è il motivo per cui siamo qua stasera. Mi disse: vedi, caro Gianfranco, al Consiglio dei Ministri, al governo, il metodo che si utilizza è quello del mercato delle maschere, cioè ciascuna delle forze politiche tira una coperta strettissima per i propri interessi di cui è legittimamente titolare. La Lega puntava sull'autonomia, Alleanza Nazionale sugli statali, Forza Italia sulla defiscalizzazione. Quel 1 milione di italiani erano semplicemente orfanelli, cioè non avevano una casa, non avevano una forza politica che dentro al governo potesse tirare per il quoziente familiare, perché l'unico che in qualche modo molto lontanamente avrebbe dovuto rappresentare quegli interessi, tale che Ferdinando Casini, l'UDC, si è venduto il quoziente familiare per una questione personale, come fa da 50 anni. È incredibile questo tizio, è 50 anni, ha una carriera di mezzo secolo, ha fatto questa carriera sul quoziente familiare e poi l'ha sistematicamente venduto ogni volta al punto dove siamo arrivati oggi, che non c'è. E allora, scusate, ma il problema non è rivotare per la terza, quarta volta sulla base di promesse che non si, no, il problema è dare una casa a questo 1 milione di italiani. Se non sono rappresentati in una coalizione di governo, non avremo mai né il quoziente familiare e neanche tutte le attenzioni che noi concretamente chiediamo per la vita, per la famiglia e per l'educazione. Molto semplice. Poi, anche Giorgia Meloni faceva parte di quel governo lì, ma non ricordiamo neppure una larva di un provvedimento a favore della famiglia e della vita. E non capiamo perché adesso bisognerebbe credere a queste promesse. Il punto è questo: se non cominciamo a costruire un progetto che dia una casa a questo 1.071.348 italiani, noi non riusciremo a poter parlare davvero, ma concretamente, di politica in Italia per la vita, la famiglia e l'educazione. È tutto lì. Domanda: ma perché allora non entrate in coalizione col centrodestra? Allora, premesso che qui bisogna fare, bisogna essere chiari su come funziona questo sistema elettorale, perché c'è tanta confusione. Qualcuno pensa che siamo ancora al sistema maggioritario centrodestra, non è così. Questo ibrido, questo mostro, questo ecocervo, è fatto così. Per 2/3 è sul sistema proporzionale. Cioè ciascun partito gioca per sé, tutti contro tutti. Come era nella cosiddetta prima Repubblica. 2/3. Per 1/3, solo 1/3, c'è il sistema maggioritario, i collegi. In quel sistema di 1/3 c'è la possibilità di avere le coalizioni. Ora, perché non possiamo entrare in coalizione almeno lì in quel terzo? Innanzitutto perché
per i motivi che vi ho detto prima. Ma poi se ne è aggiunto un altro, che è il fatto che la coalizione di centrodestra, pur di vincere di un voto la coalizione avversaria, ha imbarcato tutto il contrario di tutto. Mi riferisco in particolare alla cosiddetta quarta gamba. Cioè Berlusconi ha imbarcato ministri rottamati, dimissionari o cacciati dal governo Renzi, Costa, Lupi, ha imbarcato personaggi che hanno sostenuto Gentiloni, ha imbarcato gente che ha usato Berlusconi per entrare in Parlamento e poi è andata contro Berlusconi per entrare al governo e restare al governo. Adesso rifà lo stesso giro, ma per noi che abbiamo partecipato il 30 gennaio 2016 a quella splendida epopea è ma fisicamente impossibile, per un motivo molto semplice, che dentro questa quarta gamba ci sono personaggi come Maurizio Lupi, cioè traditori del femminile. Perché sapete, io me lo ricordo, io me lo ricordo Maurizio Lupi sotto il palco ad applaudire e 20 giorni dopo, solo 20 giorni dopo, applaudire al Senato l'approvazione della Cina. Quindi la questione è la seguente. Considerando che purtroppo, lo dico purtroppo con rammarico perché avrei voluto che avesse funzionato, il cosiddetto teorema Ruini, ve lo ricordate? I cattolici si spargano dappertutto in maniera trasversale, da destra a sinistra, e da dentro saranno di lievito che avrebbe fatto cambiare il DNA di tutti i partiti, dall'estrema sinistra all'estrema destra. Quel teorema purtroppo è fallito. Non teneva conto del limite del fattore umano. Perché vedete, dei 20 cattolici del PD che volevano chiedere a Renzi di votare contro, io ne conosco alcuni sono anche bravi, cioè, gente veramente. E però quando Renzi gli ha detto no, non solo non vi do la libertà di coscienza, ma pongo la fiducia. Quando loro si sono trovati di fronte al dilemma di scegliere tra la fede e la poltrona, però c'è un altro aspetto sul quale dovremmo riflettere, e anche la Chiesa dovrebbe riflettere. Sapete quanti erano i cattolici presenti, sparsi qui e là, al Senato, quando fu approvata la Cina? Dito due. Cento. 20 lì, 20 là, 15 lì. Se questi 100 cattolici fossero stati tutti in un gruppo solo, ci sarebbe stata la linea Maginot. Non passava niente. Questo pone un problema della presenza dei cattolici in politica, ma noi andiamo oltre, perché comunque il Popolo della Famiglia resta un partito aconfessionale, nel senso che si ispira ai principi del compendio della dottrina sociale della Chiesa, ma non è collaterale alla CEI, tanto per essere chiari. È autonomo, indipendente, con la sua libertà. E ben così sia. Il fatto che ci si ispiri ai principi del compendio della dottrina della fede non vuol dire che si è appunto incorporati dentro la Chiesa Cattolica. Tra l'altro io ho scoperto, girando l'Italia, una cosa veramente singolare, ho scoperto che l'80% dei cattolici che ho incontrato non sanno cos'è il compendio della dottrina sociale della Chiesa. Infatti mi dicono, no, ma cosa c'entra la teologia, i sacramenti, perché la parola dottrina, non sanno che quello è un programma politico perfetto. Si parla di lavoro, di economia, di immigrazione, di ambiente. E tra l'altro i principi che in esso sono contenuti possono essere riconosciuti anche da chi non ha fede. Noi abbiamo tantissimi aderenti al movimento che sono atei, agnostici o di altre confessioni o addirittura di altre religioni. Sono principi che si possono riconoscere anche attraverso un uso corretto della ragione, ma soprattutto una coscienza
Qual è la differenza e che cosa dobbiamo fare? Beh, il prototipo che normalmente io espongo per spiegare che sì, tutto bello, ma bisogna anche governare. Per governare ci vogliono i numeri. E non possiamo pensare oggettivamente che la famiglia può avere il 51% del consenso in Italia. Allora, qual è la traduzione pratica? Bene, ci sono anche qui due prospettive, centrodestra e centrosinistra. Così cogliamo l'occasione per definire una volta per tutte la disinformazione che circola. Qui è ovvio che bisogna fare una scelta di male minore, del meno peggio. Posto che il centro-sinistra, a guida PD, ha rappresentato, rappresenta per noi l'abominio, senza se e senza ma, cioè una coalizione politica che ha generato leggi come quella appunto il divorzio breve, l'eutanasia, le unioni omosessuali, tra un po' arriverà il terreno affitto e similia. Posto questo, il centrodestra è l'unica oggettiva coalizione politica cui il popolo famiglia da fuori, cioè non dentro una coalizione, ma con le proprie peculiarità, può sostenere. Come? Usando quell'espressione che il mio amico José Antonio Cast, candidato alla presidenza del Cile, cattolico, ha con una metafora molto evocativa detto: il popolo della famiglia deve essere il chiodo impiantato nella coda del serpente del centrodestra. Cioè la forza politica che garantisce la tenuta sui principi come famiglia, vita, educazione. Così fare praticamente quello che ha fatto Alfano per il Partito Democratico, cioè essere determinante, ma non per interessi personali, per quei principi per cui ha chiesto il voto e per quei principi che per cui è stato votato dai cittadini, con la certezza che quei principi vengano difesi. E per fare questo bisogna partire dall'aspetto che poi è la motivazione che ci spinge a questa avventura. Ci sono due modi di concepire la politica. Uno, che è quello della occupazione, gestione e spartizione del potere. Ed è quello che noi vediamo oggi. L'altro è quello che noi dobbiamo mutare dai radicali. C'è una politica che è capace di diventare cultura. Ed i radicali, che sono un fenomeno molto interessante da studiare, non hanno mai raggiunto un grande consenso elettorale. Solo nel 1979, l'anno d'oro, hanno raggiunto il 3,45%, poi sono sempre oscillati dal 0,5% al 2%. Eppure la domanda è: hanno cambiato l'Italia? Sì, purtroppo sì. Divorzio, aborto, eutanasia, sì. E perché? E come? Semplice. Con una proposta culturale, certo, cultura della morte, ma pur sempre cultura, fortissima, è una militanza degna di rispetto. Che cosa è accaduto in Italia? Che i comunisti del Partito Comunista hanno puntato alla rivoluzione sociale aspettando il loro Godot, il sol della mia che non è mai spuntato, e hanno perso. I democristiani hanno pensato a tutto, ma veramente tutto, fuorché impiantare e diffondere una cultura della vita, della famiglia e dell'educazione, e hanno perso. I radicali
hanno scommesso sulla rivoluzione culturale e hanno vinto, anzi, continuano a vincere. Avete visto com'è impressionante il video dell'applauso che festeggiava il voto conclusivo del testamento biologico al Senato, quando il cameraman ha puntato sul palco del pubblico la vera madrina, Emma Bonino. Il volto commosso e soddisfatto di Emma Bonino. Sì, un tributo post-mortem a Pannella. Infatti, le ultime parole di Marco Pannella prima di chiudere gli occhi per sempre sono state: coraggio compagni, abbiamo già vinto. E continua a vincere. Ora, qual è la tragedia e l'errore fatale che hanno fatto i cristiani in politica? È che non sono riusciti a creare le condizioni di una presenza politica che diventasse cultura e non semplice occupazione, spartizione e gestione del potere. Ma qui sta anche la tragedia del cattolicesimo italiano, sul quale dobbiamo fare un commento. Perché la tragedia del cattolicesimo italiano è questa: una fede che non è più capace di diventare cultura. I cattolici in Italia hanno smarrito il monito del grande San Giovanni Paolo II, quando il 16 gennaio dell'82 disse il famoso discorso al NEC che una fede che non diventa cultura non è pienamente